Ragazzi di Generazione Non Stop, noi siamo con Mario Venuti. Veramente, veramente, veramente. Che cos'è per Mario Venuti la felicità? In alcune canzoni parli della felicità, si ricerca la felicità? Beh, non lo so, io non ho risposte definitive da dare. Io, come tutti, mi interrogo sulle cose e lo faccio attraverso le canzoni. Poi a volte posso avere delle intuizioni che magari possono essere azzeccate, magari nella canzone dopo posso dire anche una cosa che contraddice la precedente. Il cielo grida il tuo nome, la primavera mi risveglierà come un fiore, come un fiore. Se parlo di un limone, il limone cosa può rappresentare per Mario Venuti? Ma nel mio caso è diventato poi una metafora della figura paterna, perché può essere aspra nella crescita, ci possono essere dei contrasti, però sicuramente fonte di tante vitamine, quindi di tante proprietà nutritive che aiutano alla crescita, e quindi insomma alla fine è diventata una metafora della figura paterna. Io so che tuo padre ti diceva sempre di portare un limone dietro con te. Sì, c'era questo piccolo aneddoto che ha fatto muovere un pochettino la canzone in questa direzione. Diceva che il limone insomma serve a tantissime cose, insomma, come saggezza contadina, no? Serve a disinfettarsi, a dissetarsi, e quindi insomma è poi diventata un po' l'idea che ha fatto muovere questa canzone. Non ti sorprenda se anche uno come me sembri un po' troppo romantico. Metto a ferro e fuoco la carriera di Mario Venuti, siciliano, poi insomma hai cominciato a frequentare l'Italia dal nord al sud senza fermarti. Come sono stati questi anni ad oggi, fino ad oggi? Ma sì, in effetti adesso cominciano ad essere... Ogni tanto ci pensi che... No, faccio finta di niente, mi faccio finta che di aver cominciato l'anno scorso, insomma. Forse sono cambiato io meno di quanto è cambiato il mondo attorno a me, nel senso che comunque io sono rimasto fedele abbastanza un po' alla mia formula, che comunque è di canzone pop, però con un pizzico di ricerca in più. Poi nel corso del tempo, come dire, le direzioni sono state anche tante, però mi sembra che comunque ho mantenuto una linea di coerenza. C'è un filo che unisce tutto, dalla mia prima canzone Niente insetti su Wilma dell'84 al Recidivo che è del 2009. Ma chi l'ha detto che sbagliando si impara? Sconto volentieri il doppio della pena. Va bene, lo confesso, non ne faccio più mistero, che sono recidivo. Ultime collaborazioni con Franco Battiato, Cesare Cremonini, Carmen Consoli. Beh sì, ci sono alcune canzoni che nell'ultimo disco che mi hanno suggerito la presenza appunto di questi nomi che hai citato, e quindi è stato bello incontrarsi, studio e cantare insieme. Seguimi, abbandonati a questa musica. Ci conosciamo da tempo, con Battiato alla fine degli anni 80, con Carmen negli anni 90 abbiamo collaborato più volte. Com'era l'albero, così sarà il frutto. Dolce pensiero di vivere tutto, non può essere mai come ieri, mai più la stessa storia, non può essere mai come ieri, mai quella stessa gloria. E invece la new entry, diciamo la novità,
è stato Cesare Cremonini, che non conoscevo personalmente, che ho contattato apposta per gli ho mandato la canzone, e lui è stato ben contento di partecipare. Mi sono perso nel mondo, ma qui sono le mie radici. Ho preso dai rami il frutto più aspro e più dolce, col tempo ho imparato la virtù dei rigori, amare la terra che sporca le mani ma che ti apre il cuore. E credo che bisognerebbe più spesso collaborare in Italia. Mi è venuto anche da riflettere dopo che abbiamo fatto la canzone per l'Abruzzo Domani, in cui ci siamo ritrovati nel giro di 3 giorni, siamo riusciti a trovarci così tanti a fare una cosa, uniti da un progetto comune, ed è stato bello. Allora ho detto, però non dobbiamo aspettare sempre che succedano le disgrazie magari per fare musica insieme, dovremmo farlo più spesso. La domanda classica potrebbe essere: progetti per il futuro? Ma devo dire, quest'estate mi sono avvicinato a un'esperienza diversa dalle consuete. Cioè, ho accettato di partecipare al musical Jesus Christ Superstar al Sistina, un mese a Roma, poi a Milano, insomma in giro per l'Italia. E quindi mi aspetta questo impegno che ho preso con Massimo Romeo Pipero, che è il regista del musical. C'è stato un momento in cui si è mostrato il disegno divino, perfetto equilibrio tra tutte le forze del bene e del male. Le hai voluto riproporti? E sì, ogni tanto mi capita. Ogni tanto mi capita, insomma, di trovarmi coinvolto in cose di questo genere. Sono ben contento, insomma, di fare qualcosa di differente. Saluto a tutti gli amici di Generazione Non Stop da Mario Venuti.